hanno morsicato. Ciao amici, come va? Oggi ho deciso che vi racconto del disagio che è riuscire a fare le valigie per trasferirsi in America. Fare le valigie penso che sia sempre per tutti un po' un problema, specialmente quando selezionare che cosa portare, che cosa non portare, e specialmente quando non sai effettivamente che tipo di persone, che tipo di vita o che tempo effettivamente ci sarà là. Non è la prima volta che mi sono ritrovata a fare le valigie per partire per lungo tempo. La prima volta in generale è stato in Australia. Ho vissuto 6 mesi in Australia quando avevo 16 anni e io sono arrivata là convintissima che l'Australia è un posto caldo, quindi fa sempre caldo, no? No. Sono arrivata che era metà luglio, il che significa che qua in Italia è piena estate e là era pieno inverno. Quindi io mi sono ritrovata per probabilmente un mese con solo vestiti estivi, con una massima di 8 gradi e una minima di 2. E avevo la mia canottierina e il mio pantaloncino e dovevo uscire e andare a scuola con questa temperatura. Quindi che cosa ho pensato? D'ora in poi mi preparo, sono più furba, mi porto tutto quello che può servirmi per effettivamente sopravvivere a qualsiasi tipo di temperatura che ci sia nel paese dove andrò. La scorsa estate ho passato 2 mesi a Los Angeles, sempre per, diciamo, prepararmi poi all'effettivamente andare a studiare lì. E conscia di quello che avevo già passato, del freddo che avevo avuto e di tutto quello che avevo poi dovuto comprare una volta arrivata, perché quello che mi ero portata dietro non andava bene, ho cercato di portarmi il più cose possibile, soprattutto perché anche quando sono andata per la prima volta in America con i miei genitori, avevo tipo 11-12 anni, siamo andati ad agosto, abbiamo fatto tutto un bel giro anche nella West Coast e faceva freddissimo, era agosto e avevamo tipo una giacca. Allora io sono arrivata lì, mi sono portata tutte le mie giacche, le mie felpe, tutte le cose che dicevo mi serviranno di sicuro, perché questa volta non arrivo impreparata. Quindi io sono arrivata lì con giacche di pelle, giacche di jeans, pantalone lungo, qualche pantaloncino, e c'erano 45 gradi all'ombra tutti i santissimi giorni. Questa cosa, diciamo, mi ha mandato un pochino nel panico, perché adesso che andrò effettivamente lì a vivere per un anno, mi dico, cosa mi devo portare? Non posso portarmi tutto? Non posso portare un po' di questo, un po' di quello, perché poi in ogni caso non mi basta. E poi ovviamente mi sono detta, io sto andando nella città degli artisti a fare l'attrice, voglio effettivamente esprimere anche con i vestiti, anche con quello che mi metto addosso, chi sono e che cosa voglio trasmettere. E mi è partito lo schizzo del dire, devo assolutamente andare a comprarmi qualcosa, devo mostrare al meglio delle mie possibilità chi è Lara al mondo degli artisti che mi si parlerà davanti. E qua, qua tocchiamo uno dei temi che mi sono molto cari e che sono molto personali e sento molto molto vicino al mio cuoricino, perché faccio parte del gruppo. Diciamo che c'è voluto una sorta di anche percorso personale per imparare magari ad accettare il mio corpo, la persona che sono così, perché io ero la classica bambina che ha 12 anni, è alta 1,70 m, porta la 42, mentre tutte le altre sono bassine, piccoline, magroline, tutte bamboline, e poi c'ero io che ero il gigante, no? E questa cosa mi ha sempre un attimo, diciamo, non messo in soggezione, però non mi sentivo forse troppo a posto. Dicevo, perché non posso essere più bassa? Perché non posso essere più magra? Perché non posso avere gli occhi azzurri e i capelli biondi anche io, come tutte le altre ragazzine della mia età? In tutte le mie foto dell'asilo ci sono tutte le persone allineate bene, poi c'è tipo la mia faccia che spunta tra una faccia e l'altra perché ero troppo alta per stare davanti a qualsiasi persona. Quindi diciamo che questa cosa l'ho sempre un attimo, potremmo dire, anche accusata, e ovviamente si è riversata anche, diciamo, nella moda, nel tutto. Appena magari alle medie ho iniziato a interessarvi un pochino di più al vestirsi, alla moda, insomma le solite cose che una ragazzina preadolescente, adolescente inizia ad approcciare, diciamo che è stato un po' magari un impatto un po' forte, nel senso che non so, forse è capitato anche voi, però quando vai a fare shopping e magari hai 13 anni, 14 anni, vedi tutte le tue coetanee che si vestono in un determinato modo perché tutte comprano i vestiti in quel posto e va così, cos'ha. Beh, ci andavo io e me li provavo e tipo la maglia mi arrivava qua, il pantaloncino non mi entrava, le scarpe non c'erano del mio numero, ed ero tipo,
sono l'unica persona che ha, cioè, un corpo diverso da tutti gli altri, oppure c'è qualcun altro come me? E questa cosa mi ha fatto un sacco, sì, direi soffrire per gran parte della mia vita, perché nel senso mi sentivo a volte a disagio, mi sentivo fuori luogo con queste persone, o comunque anche solo quando andavo in questi posti e vedevo tutte le mie coetanee essere in un modo e io essere diversa da loro. Finché poi, diciamo, sono stata forse più io che il contesto a cambiare punto di vista, perché ho iniziato a dirmi: ma sai cos'è? In fondo a me fa proprio schifo vestirmi così, cioè non mi piacciono neanche quei vestiti, solo perché la gente li indossa, solo perché vanno di moda. Cosa vuol dire alla fine? Niente. E diciamo che questa cosa ha iniziato a farsi sempre più, diciamo, strada all'interno dei miei pensieri. C'era questa vocina interiore che mi diceva: non dare, ascolta gli altri, Lara, fai quello che vuoi fare tu, segui la tua, il tuo istinto. E allora diciamo che da qua mi si è poi aperto un mondo, perché ho iniziato ad affrontare tutto il concetto di moda, del vestirsi, come più un'affermazione personale che un seguire un trend, potremmo dire. Ed è tuttavia, diciamo, cioè, ed è tuttora quello che penso, che secondo me vestirsi non significa appunto dover necessariamente rientrare in quella categoria o essere quel tipo di persona o fare quel tipo di cose, indossare quel determinato abito, se no sei fuori moda. Non vuol dire niente, secondo me. Per dire, io mi sono appassionata un sacco di vestiti vintage, adoro il vintage, soprattutto anni 80, inizio 90, così mi piacciono tantissimo. Qua a Torino c'è uno dei miei negozi vintage preferiti, Sin Control Vintage. Ti mando un bacio, bellissimo. Sono andata lì e li ho forse mezzi svaligiati e mi sono presa tutto ciò che effettivamente mi sono detta: non importa se farà caldo o freddo, almeno stimolati sono veramente. Step heavy and two steps high, two steps high. This is real, this is real.